Ritroviamo con piacere Alberto Serafini, capitano dell'Amatori Pescara, che ha vinto una partita importante con Mociano, in difficoltà un po' nel primo tempo, poi nel secondo tempo è uscita tutta la vostra forza. Sì, nel primo tempo più che altro è uscita una partita che non ci aspettavamo, perché avevamo preparato delle cose e ci aspettavamo loro giocassero a ritmi bassi, invece sono stati loro a correre e ci hanno preso un po' in contropiede. Nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire alla loro aggressività e abbiamo alzato il ritmo difensivo concedendo soltanto 15 punti nel secondo tempo e l'abbiamo portato a casa. Però grandi complimenti a Mociano, che ha fatto un'ottima partita, ma soprattutto complimenti a noi che l'abbiamo portata a casa, fuori casa, che non era facile. Analizziamo questo inizio di stagione: siete al primo posto insieme a Nuovo Basket Aquilano e la sorpresa Roseto 2020, di fatto state rispettando il programma. Sì, abbiamo perso forse una partita che non dovevamo perdere in casa, però abbiamo cominciato ad allenarci tutti insieme questa settimana per via di parecchi infortuni che sono occorsi durante le prime giornate e noi puntiamo a fare il nostro percorso indipendentemente dagli altri. L'Aquila è sicuramente un'ottima squadra e ci abbiamo già giocato, lo sappiamo. Roseto, onestamente, non sappiamo che cosa aspettarci, perché sono veramente una mina vagante, sono in gas, giocano bene, quindi domenica ci sarà una bella resa dei conti. Facciamo un bilancio dell'inizio di stagione per Alberto Serafini, che di fatto si è, dopo anni di B è tornato in C-Gold. Sì, B, C-Gold, a me quello che interessa è la professionalità che mi viene messa davanti e la voglia di fare qualcosa di importante, che sia B, C, X, A, non è che mi interessi più di tanto. Io cerco di essere sempre professionale nel fare il mio e sono contentissimo di essere dove sono in questo momento.